Ti va di ascoltare dalla sua viva voce come lavora, come pensa, come ragiona un venditore di case e non un agente immobiliare? È un messaggio audio WhatsApp inviato da un venditore di case ad un suo potenziale cliente che definisce uomo di legge in quanto è un avvocato, che prima di sottoscrivere una proposta d'acquisto ha visto bene di chiedere tutta la documentazione a corredo di una casa che aveva visitato. E questa è stata la risposta. Io le posso inviare ad oggi solo e esclusivamente la planimetria, le inserirò la rendita catastale e la categoria. Più di questo non posso darglielo. Le regole valgono per tutti. C'è una legge che non ci consente di inviare documenti se prima non si è effettuato uno scambio di offerta di acquisto e di relativa accettazione. Per quanto riguarda l'APE, è una spesa che dovrà sostenere il costruttore e l'APE lo consegnerà direttamente nelle mani del notaio notarile che svolgerà il rogito il giorno dell'atto notarile lo stesso costruttore in originale. Queste sono normative. Noi dobbiamo seguire, non possiamo percorrere stati diversi. Se poi lei fa un'offerta, ma prima io posso darle la categoria catastale, la rendita catastale e la planimetria. Più di questo io non posso fare, non posso andare e contravvenire, poi lei è un uomo di legge, quindi lo sa meglio di me come funzionano queste cose. Non è che stiamo nascondendo qualcosa, lei sta a comprare una casa nuda e cruda senza problemi, altrimenti se no rischiamo di ingolfarle le trattative anziché snellirle. Vediamo dall'altra parte.